Cambio al vertice della partecipata del comune, Pescara Parcheggi, il nuovo amministratore è Vincenzo Di Tella. Prende il posto dell'avvocato Angela Summa, che aveva preso le redini della società dal 1 gennaio 2016. La scadenza annuale è stata prorogata per l'approvazione del bilancio, che ha fatto registrare un utile di 27.000 euro, numeri illustrati in conferenza assieme ad alcuni progetti avviati dall'amministratore uscente. In questo anno, con un lavoro di squadra e grazie ai dipendenti tutti di Pescara Parcheggi, che ringrazio pubblicamente, siamo riusciti ad avere degli ottimi risultati anche legati a una serie di innovazioni e di perfezionamento del servizio con le tecnologie oggi disponibili. È stato attivato il servizio Easy Park col pagamento della sosta con l'app telefonica, sono stati collocati dei parcometri che hanno la predisposizione, abbiamo già attivato il servizio, i contratti per il servizio dell'utilizzo del bancomat, abbiamo riqualificato delle aree, abbiamo aperto un nuovo parcheggio in via Fonte Romana, abbiamo fatto fare dei corsi ai dipendenti, c'è il progetto di automazione dell'area di risulta, il lato sud dell'area di risulta, che è un progetto definitivo esecutivo approvato dall'amministrazione comunale. Si prevede un anno ancora più positivo e vorrei cogliere l'occasione di fare gli auguri al nuovo presidente. Negli ultimi anni ha avuto un trend positivo, il mio obiettivo sarà quello di mantenere questo trend crescente, anzi cercando di renderlo più efficiente ed efficace e quindi aumentare gli utili della società. Ci sono un sacco di progetti e di idee in ballo e speriamo di realizzarli tutti e portarli a termine.